vi è arrivato, anche se sono un po' scettico. Non vi ha fermato nemmeno la pioggia, era importante essere qui oggi, un segnale forte in questo momento. Assolutamente, oggi non c'era tempeste, tuoni e lampi che ci potessero fermare, eravamo decisi, convinti che in questo momento bisogna dire un grosso no alla voglia di riconvertire questo impianto in una centrale che brucerà rifiuti. Avevamo già col Consiglio Comunale definito che doveva essere chiusa questa centrale ed oggi è il momento per dire basta, non siamo più disponibili ad aspettare ancora, perdere del tempo, dal 96 che si era deciso che questa centrale doveva essere chiusa, oggi noi da qui non ce ne andiamo se questa centrale non viene chiusa, quindi decidiamo di riprenderci parte del nostro territorio, decidiamo che la gente che ci lavora dovrà essere riutilizzata o per la bonifica o in altre centrali. Ecco cosa dite ai lavoratori e a tutte quelle che famiglie che resteranno a casa. Assolutamente che è possibile trovare un accordo con le tante centrali che in zona si occupano di energia e col tanto lavoro che grazie alle bonifiche la verrà. Quindi noi assolutamente vogliamo che si trovi un tavolo in cui vengano comunque sostenute le famiglie dei lavoratori e che perderanno comunque l'opportunità di lavorare nei Di Paolo, ma ci sarà la possibilità di lavorare nel mondo delle bonifiche e in quello comunque delle altre centrali energetiche al momento stanno lavorando. Dopodiché noi diciamo che però da questo momento in poi il territorio deve cambiare e si deve andare in un'altra direzione, perché il territorio è fatto di economia turistica, è fatto di proprio ciò che abbiamo sotto i piedi, di tutto quello che è l'economia del territorio, quindi non si può soltanto andare avanti con l'energia, con ciò che comunque non appartiene al nostro territorio.